Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con House Flipper. Hi everyone, welcome to our appointment with House Flipper. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec House Flipper. E allora questa qui è la prima volta che porto questa mappa qui, quindi è una sfida nuova, un nuovo contratto che è stato rilasciato con l'aggiornamento. Sta rovinata sta casa. Proprio rovinata assai. Oh là là. Ora puoi cambiare le scale in alcune case. Vuoi fare ciò? Seleziona il tuo strumento di vendita. È così semplice, ok. Sapevo che ci fossero persone così disordinate. Rifiuti con un progetto, ok, allora. Ok. Ok, questa mi sembra bellina. Thank you.
sono anche di noi comandi che hanno messo su House Flipper nell'ultimo aggiornamento. Ad esempio, per ruotare si preme la virgola e il punto. Bellino, bellino questa casettina fatta con la zenzero qua, lo zenzero. Non riesco a capire dov'è che è tutto sporco qua. Impressione che ci sia qualcosa da riparare qui. Vediamo un po'. Ah, ecco.
Quindi in realtà il problema era il quaderno con gli anelli che era. La cosa da togliere. Mi sembra. Sì, abbiamo fatto tutto. Adesso andiamo avanti. Andiamo avanti. Bella sta casa. Hanno anche la sauna. Vediamo dove possiamo posizionarla. Rossa, proprio in tema natalizio. Completata al 100%. Andiamo avanti.
Ah, però abbiamo lasciato tutti i piedi sporchi. Queste qua sono state pulite. Adesso le apro queste altre qua. Quindi questi vetri sono puliti. Ok. Allora andiamo a vedere qua. Ora qua. Ok, questa l'abbiamo. Perfetto. Stiamo qua. Allora, vediamo un po'. Ghirlanda di Natale, bella. Allora vediamo un po' un'alternativa. Vediamo una buona alternativa. Verde, questo qui è interessante. Allora, giallo, decorazioni gialle, sì, anche se sono poco visibili. Oh, c'è uno smeralda, che ora ho visto. Dico, giallo. A mappe che macello. Ma cosa è successo qua alla terza guerra mondiale? Bella questa casetta, molto bellina.
anzi molto carina. Peccato per lo stato attuale. Allora, vendi oggetti. Vediamo un po'. Ok, questi hanno venduti. Poi vendi l'oggetto biocamino elettrico, ok. Sedia, Nilda. Sedia, dove sta? Allora, corona vento XXL. Sesto portacandile. Ah, eccolo qua. Portacandile a mura. 6, 1, 2, 3. 3, 3, 6, ok. Ok. Compro l'oggetto. Quindi camino. Eccolo qua. Fiocco dorato, no rosso, fiocco rosso, fiocco dorato, ok. Seconde valline, ok. Quello è questo qua, è più bellino. Colore, allora vediamo un po'. Cornice, oh, ecco qua. Troppo scuro, non mi piace. Color marmo. Questo è crema, ok. Crema, crema. Marmo bianco, ok. Eccoci qua. Allora, accendiamo un po' le luci qua. Ghirlanda di Natale. Bella questa qua. Se c'è albero di Natale,
Vediamo se c'è eventualmente un albero di Natale, vediamo un po'. Perfetto. Bello, questo lo porto a Sanremo. Poi vediamo un po'. Regalo grande. Dorato. Voilà, Johnny carissimo, buon pomeriggio, bene, Retrovation, in Dives, come stai, ben ritrovato, mitico Johnny, oh yes, mitico Johnny, round, oh yes, Johnny, yes. Yes, allora, dov'è che c'è il tavolo? Qua. Mi stavo scordando le posizioni qua, altrimenti era un problema. Allora. Cenere fresca. Però. Questo c'è. Amarino. Allora mettiamolo qua. Più o meno così. Bene, Johnny. Stiamo fresca e tost. Come si dice a Napoli qua. Allora. Dorata non mi piace. Gambe dorate sì. Ma qua. Cinere. Prendiamolo così, va, perché altrimenti l'acquirente qua dice che sono stato poco attento. Oh, però tutto sommato mezzo più o meno in tinta, allora. Devo vedere ancora qualche altra cosa, allora compro oggetto, ok. Vediamo se me lo fa mettere qua sto lampadario qua. Ah, ma è lampada da terra. Allora stiamo a posto, però questo. Questo forse. Questa è l'ultima, una delle ultime missioni natalizie qua, perché poi dovrebbero togliere anche gli abbellimenti qua, anche perché Natale è finito già da un bel pezzo, quindi le festività. Allora, poi che altro ci sta? Ah, le candele. Allora, rosso.
E poi la prendiamo dorata, le altre due. Ecco qua, giallo anzi. Così facciamo la cinellumana di candela. Allora, scatola di cioccolatini. Dove la faccio trovare? Sperando che non si sciolga qua. Oh, accendiamo sta luce. Spendo, ma non si vede quasi niente. Allora, due mele mangiate. Queste mele si possono appoggiare, ottimo. Nell'angolo barra hanno fatto qua. Due. Allora, ne prendo una più grande, ne metto una qua e una qua. Aspetta. Ecco qua, poi ghirlanda luminosa sospesa. Allora, questa qua, ecco qua, è lunga sospesa. Prendiamo le luci bianche. Due. Aggancia, aggancia, tre. Prima missione qua, da quando c'ho Sflipper, che praticamente mi hanno mandato a fare questa mission impossible in una casa così molto ultramoderna. Allora, qua che ci rimane? Ah, stella di carta sul soffitto, ok. Dorato, ovviamente. Allora, mettere qua. Abbiamo detto 6, ok. Abbiamo messe 5, mo 5? No. Ah, ne manca uno, K. E un'altra la mettiamo qua, se ci riusciamo. Ecco qua. Ghirlanda luminosa. Ah, un'altra ancora. Aspito. Mi ero scordato della ghirlandina. Ah, non aggancio sul ferro. Dommage. Le fromage, caro Johnny. Com'è andata la tua bella garetta a Forza Horizon? Tu non hai streamato, se non ricordo male, perché mi sarebbe arrivata la notifica su Steam, su Steam, su Twitch qua. Palla di neve. Palla di neve era, mi pare, il gatto dei Simpson, non sbaglio. Allora, qua ci siamo passati, lasciamo la luce accesa, tanto pagano questi. Oh mamma mia, mamma, che macello hanno combinato. E si è andati proprio dalla pazza gioia qua. A me infatti mi era arrivata, altrimenti mi sarebbe arrivata la notifica della tua lives. Comunque è bello complicatuccio, Forza Horizon. Ci bisogna essere veramente portati per questi tipi di giochi qua, perché io più o meno ci ho provato in qualche occasione con Gran Turismo,
Proprio per questi giochi di velocità e cose veramente bisogna essere predisposti, che diventa anche piuttosto stressante tra virgolette, nel senso che la concentrazione se non è alta al 100% non riesci a portare a termine, o quantomeno non riesci a vincere la gara. Infatti, un sacco di volte sul Gran Turismo mi è capitato di, diciamo così, di non portare a termine la gara, soprattutto quella in multi, quelle sono proprio, ci stanno proprio quelli là proprio bravi. Ok, qua si doveva solo pulire. Luce accesa, ovviamente. Questa cambia le scale. Ah, cambia le scale. Ecco qua. Allora, scegli le scale. Mettere più o meno le stesse luci di Natale. Questo è più bellino. Ah, ma quello c'è chi dice che Forza Horizon è più un gioco simulativo rispetto a Gran Turismo. Solo che poi lo sai, ci sono anche i super fan e che quindi non, diciamo, ti dicono delle cose, ma magari perché essendo fan, sai, dicono no, quello è migliore di questo perché sembra simulativo, cose, allora non sempre si capisce, diciamo, qual è, diciamo, più realistico rispetto a un altro, senza essere ovviamente di parte, diciamo così. Allora, colore, no, non mi piace questo, troppo scuro, no, chiaro nemmeno, questo qua, ah, ok, perché per esempio ho visto anche le gare che fanno sulle piattaforme, quelle di Gran Turismo là, le gare, queste specie di campionati qua, i campionati che poi alcuni di questi vanno a fare anche esperienza sul campo, quindi non solo, diciamo così, virtuale, ma vincendo una gara poi loro vanno a stare andare là. Insomma, c'è sempre il famoso il fatto che uno dice che quello è più simulativo, un altro meno simulativo, cose. In effetti non, molti mi hanno detto che buona parte di questi giochi sono un po' più arcade. Forza Mo, quindi è Forza Motorsport. Ah, ok, quindi diciamo che una piccola verità è come se ci fosse, diciamo così. Bicicletta Fez. Questo dove lo potrei mettere? Sci sci sci.
Shish. Shock because. Compra un oggetto, cioè qua dice qualcos'altro. Ah, ecco. Ok. E poi mi sa sempre che sta a proposito di questo fatto qua, perché l'ho detto. Ci sono quelli che sono fan di una saga, per esempio, e dicono no, questo è più buono di questo. Allora è per questo che ho chiesto a te, perché sapevo che eri molto più neutrale dal punto di vista, diciamo così, di molto più obiettivo, ecco, per quello che riguarda la il giudizio, ecco, diciamo così, su quello che è un prodotto, insomma, come in questo caso qua. Mi ha detto che Motorsport è più simulativo, quindi ok, almeno un'altra cosa l'ho imparata. Non è proprio il mio genere, però diciamo che ho iniziato a giocare a Gran Turismo sulla PS2. C'è un amico che era molto bravo, era un fan di questa saga, e lui me l'ha fatto scoprire lui. La cosa è fatta veramente bene, diciamo che era divertente per, se consideriamo anche l'epoca, insomma, era qualcosa di particolare. Una bianca qua, accendi, e l'altra la mettiamo qua, bianca e gialla, e che fantasia. Mamma mia. Ok, allora qua, oh, qua c'è ancora da spalare la neve. Questa, c'ho il braccio da robot qua. Sono diventato un gigrobot d'acciaio. Super bonus ci hanno sbloccato. Allora, vediamo un po' le abilità, miglioramenti. Vediamo un po' se le abbiamo sbloccate tutte. Ah, tricipite d'acciaio. No, qua no. Qua no. Babbo. Vedete che forse siamo quasi a metà dell'opera, quindi è per questo che ha messo questa specie di sound alert. Allora, qua questa moto è? Ah, qua sopra. Ma sta neve d'oggi? Guarda, è nel rischio. Hai capito, Mega Drive? Occia però, sono giochi preziosi. Questa non si toglie? No. Ah, questa è una finestra. La finestra di Mario Jar. Chiudiamo. Come si chiude? Che devo fare qua? Aspetta. Mi muovo i cumuli di neve. Come si toglie? Aspetta.
Ascia, e tu sta tutto sto sporco. 53%, ecco, ma io ho rimosso tutto questo. Vediamo se con l'imbalcatura mi fa salire. Ho la vaga impressione che ci vuole l'imbalcatura. Vediamo un po'. Come questo non me lo fa appoggiare qua su. Un po' di tempo fa provai anche assetto corse, molto carini. Aspetta, moto, forza moto sport è tutta un'altra cosa. Infatti assetto corse simula ancora di più. Ah, quella che è l'auto in pista è anche in moto. Ah, quindi è più realistico l'assetto corse. Molto carino, aspetta. Cacchio. Questa per esempio è una cosa che chi come me diciamo non è proprio appassionato del genere non percepisce, ecco, diciamo così, anche quelle sottilissime differenze. Ciò dicevo appunto che l'appassionato, ma soprattutto quello lì che è più obiettivo, più riesce ad essere più obiettivo, e quindi al di là dell'essere fan di un prodotto piuttosto che un altro, ecco, riesce a dire che comunque se vale o meno un prodotto come un altro, ecco. Che dice? 20 doccia, ok, quindi pure questa, no, questa no, è morale. Allora, poi 20 l'oggetto, lampada da parete, e dove sta sta lampada? Ah, ecco, ecco qua. Allora, metti piastrelle da parete grigia. Allora, iniziamo a mettere la doccia quasi quasi qua, così poi dopo eventualmente mettiamo le piastrelle da qualche altra parte. Allora, vediamo un po'. Base un po' più scura, meglio ancora. Fammi vedere un attimo una cosa. Metti piastrelle da pavimento, ok, ora mettiamo prima le piastrelle e vediamo dove riusciamo a fare un po' di contrasto su. Ecco qua, mo possiamo prendere la doccia. Ok, che sarebbe sta variante? Il soffione sembra identica. Vediamo quest'altra qua. Comunque è gran bei giochi di simulazione, anche se, come disse anche Jason Farm a proposito tipo dei simulatori di guida, che non ti fanno fare proprio tutto quello che c'è. Simulatori di volo, scusami, lui parlava dei flight simulator, disse comunque ti fa sì avere un'infarinatura, però non ti insegna proprio tutte le fasi, altrimenti giustamente chiunque potrebbe prendere un aereo o un elicottero e fare cose proprio che non sono proprio il massimo. E sui simulatori effettivamente c'è tanto, ma tanto dei veri simulatori, ecco. Allora, se ci scordate, allora, compiti, piastrelle in pietra grigia. Allora, 1, 2, 3 e 4, dovrei farcela. Allora,
Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente qua. Qua ne ha detto 23, quindi teoricamente si potrebbe fare tipo una parete. Oh, una parete da una parte, vediamo un po'. Allora, penso che 23 blocchi vadano a ricoprire tutto. 21, 22 e 23. Allora, quindi forse lavandino, eh sì, questo grigio rovere, gambarena no, troppo scuro, rosa pastella, forse il rosa spezza un pochettino, eh sì. C'è, modifica le pareti, quindi bianco, ok, ma questo qua dobbiamo verniciare. 25 blocchi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, forse ce la facciamo, vediamo un po' a verniciare la restante parte della parete. Giusto, anche se proprio non è il massimo. Ok, quindi ora dobbiamo mettere mobile in iule. Mobile in iule. Mobile alto. Allora questo siamo quasi quasi. Vediamo se c'è un mobiletto più stretto. Mobile iule. Forse questo scende, ma vediamo un po'. Ecco qua. Forse questo mobiletto si potrebbe mettere qua a fianco. Il water è un po' castigato però. C'è la sua privacy. La sua privacy. Allora, specchio. Uno per uno. Uno per uno, eccolo qua. Poi modulo specchio. Più o meno stanno alla stessa distanza, ma aspetta un secondo, ma facciamo un attimo qua, vediamo se questa ci va qua, no, e allora questo mo che più o meno fa qualcosa di diverso. Allora
2. No. È bello sto mobiletto rosa. Con il mobiletto rosa, chissà chi sa chi sei. Oh, le candele. Ah, pure qua. Pic o all'albero di Natale, addirittura pure nel bagnetto qua. Rosso, rosa. Le palline dove stanno? Palline di Natale. Non si vede. Aspetta, però ste luci bianche. Terze palline. Ecco qua, ma si vede un po' di meglio. Colore. Ah, la stella. Beh, dorato, vaso dei fiori. No, nero non mi piace. Vediamo questo quanto è grosso. Cioè, la stella rosa. Queste sono quella famosa delle serie molto molto vecchie, nel senso che si portavano tanti anni fa. Ci mettiamo pure l'abbellimento qua. C'è un angolino tutto suo. Body privacy. Candela piccola, allora rosso. Mettiamo lontano da là. E candela gialla. Cosa ci manca? Ok, boh, ci manca sta stanza qua. Vindighirlanda. Stanza. C'è una stanza che ho saltato. Ah, ecco dove dovevo spalare la neve. L'altro falcone mi aveva dato praticamente, ma ha detto che non avevo ancora terminato di spalare la neve. Ed effettivamente. Sembra proprio una Mission Impossible questa. Il personaggio ovviamente è trasparente, non appare davanti agli specchi. È una specie di un dashmino. Io sono il formaggio formaggino. Allora, abbiamo anche questa, ecco qua. Ecco
E questa macellozzo. Cioè, questi hanno fatto una festa, una mega festa, e non si sono degnati di pulire qua. Ha detto tanto arriva zio Dab e qua ci pensa lui. Allora, vendi ghirlanda di Natale, eccola là. Ok, poi compra l'oggetto, ok. Ok. Fammi vedere se devo pulire meglio qua, ma penso di aver dato una pulita decente. Ok, chiudiamo, altrimenti ci congeliamo. Allora, corona XXL. Eh sì, allora, così scura non mi piace tanto. Così c'è tutta un'altra cosa. Decorazioni, lusso no. Scuro, vediamo come sta qua. Allora, questa lo metterei e appena entro trova il ghirlandone. Allora, stelle di Natale. Allora, la mettiamo qua e una la mettiamo qua. Le luci si potrebbero far passare qua. 7. Ah, sono queste piccole, ok. Allora facciamo così. Una qua, qua, qua. Qua è troppo bassa. 1, 2, 1, 2, ok. Luci sospese, Big Star. Ah, belle queste sospese, significa ok, sempre al muro. Allora una metterei qua e un'altra qua dietro. Là. Poi mela anguo, la mela morsicata. Sta mela morsicata io la metterei sullo scaffale qua. Ah, c'è pure la stellina qua. Poi albero di Natale, eccolo qua. Uè Johnny, grazie per avermi fatto compagnia, carissimo Johnny, ti auguro una buona continuazione di giornata e poi una buona, se non dovessimo sentirci insomma per questa sera, insomma fai una bella carica a batteria e ci becchiamo domani. Grazie ancora, grazie per essere passato, thank you, thank you. Catena di Natale dorata, palline dorate, tutto dorato. Luci. Metto così. Ok. Questo dove lo metto? Lo metto qua. Aromec. MacGyver. Allora, lunga catena. Ok. Allora, stessa cosa di prima, dorato e giallo. Questo, oh, questa ci va qua. Uno qua. Mamma mia.
mia, non sono proprio esperto su queste cose. Casa pan di Zenzeo, e questo si può anche mettere qua. Sembra la stalla quella lì della mappa americana di Farming 22. Grazie ancora Johnny per essere passato a farmi compagnia, ti auguro una buona continuazione di giornata e di serata. Mi sa che devo andare a pulire anche giù il balcone là. Passato. Ok, allora probabilmente fuori il balconcino qua. Mi dà 69%, ma ah, ecco dove sta. Caspiterina. Beh, era completamente sfuggito sto dettaglio, effettivamente. Guarda come diminuisce. In effetti si va a ridurre di parecchio la... di cose da fare. Beh sì, allora qua è tutto a posto. Ah, ecco, queste me la sono scordate. Allora piano, stanza piano, qua che si deve fare? Niente, qua tutto a posto. Aspetta, fammi che ho fatto, qua ci sta. Allora, Ghirlanda. Ghislandi.
Wunderbar, ja. Allora, questo lo mettere un po' più qua. Allora, lunga catena, alberi di Natale con carta dorata e così rosa. Allora, lunga catena, questa mo la mettiamo qua, giusto? No, aspetta. Ma che se c'è stata sta parete qua? Due, poi stelle. Questa la metterei. Vediamo se la compare. Ok, perfetto, l'ha presa. Ok. E tu? Oh, 100%, vai. Termina, vediamo un po'. E allora, anche questo appuntamento con House Flipper è terminato. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre alla solita ora, sempre dalle 15.30 in poi. Se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati, giochi multipiattaforma scontati fino al 70%, nella descrizione del video trovate sia qui su Twitch che su YouTube, troverete diversi link, fra cui un link per acquistare i giochi e poi anche quattro link che sono i miei canali social YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Questo video sarà disponibile su YouTube sabato mattina alle 12. Per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, la programmazione del canale continua, quindi vi prego di non abbandonare il canale. Per voi che state guardando questa diretta, vi prego di restare sintonizzati, che al termine di questa live effettuerò un raid per un canale amico. Detto questo, adesso rifacciamo tutto il nostro giro di ringraziamenti in lingua straniera, quindi in inglese, francese, in lingua napoletana, e poi facciamo partire il raid e quindi ci risalutiamo. Quindi, per voi che state guardando questo video in replica, restate sintonizzati che continua la programmazione del canale. Grazie ancora. So thank you so much everyone for making me company. Our appointment with House Flipper is for next week. If you are interested to buy this game or other games multi-platform with a low price up minus 70%, you will find a few links in the video description here on Twitch and as well on YouTube. That are the link of the internet site, and then you will find the other four links that are my social media channels: YouTube, Facebook, Instagram, and naturally Twitch. If you are watching this video on rerun here on Twitch,
please don't leave the channel. You will find and you will watch the continuation of the programmation. Thank you so much. Thank you. Thank you for making me company. I hope you have enjoyed this kind of making live stream. Now I will talk in French, in Neapolitan, and then I will say cheers in Neapolitan language. Thank you so much. E allora, I was forgetting that you can find this video on YouTube, on Saturday at 12 p.m. Thank you so much. E allora, merci a voi tutti per m'avoir fait de la très bonne compagnie. Le rendez-vous avec Os Flipper, c'est pour la semaine prochaine, jeudi prochain, toujours à la même heure. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu prix réduit, vous allez trouver dans la description du vidéo. Soit ici sur Twitch que sur YouTube, vous allez trouver 5 liens. Il y a un lien pour acheter le jeu multiplateforme à prix réduit. Et puis, naturellement, autres 4 liens que sont mes canaux social media. YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Pour vous que vous êtes en train de regarder ces vidéos en réplique ici sur Twitch, ne quittez pas le canal. La programmation du canal va continuer. Merci beaucoup. Et maintenant je vais parler en napolitain et naturellement je vais vous souhaiter des bonnes choses dans la langue napolitaine. Merci beaucoup. Donc ne quittez pas le canal s'il vous plaît. Merci. E allora voglio, approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto la compagnia. Spero che vi abbia fatto una buona compagnia a voi che state guardando questo video in replica con Coppa Twitch e naturalmente a voi che state guardando in Coppa YouTube e sto video ovviamente Coppa YouTube trovate, potete guardare sabato a mezzogiorno. Se volete cattare i giochi scontati, quindi su giochi oppure di giochi multipiattaforma, quindi non solo per PlayStation, cioè non solo per computer, ma per PlayStation, l'Xbox, eccetera, eccetera, dalla descrizione riviti sia con Coppa Twitch che Coppa YouTube, trovate Xing Link, 5 collegamenti per testuale, che è un sito internet a robot da cattare i giochi, e poi di 4 che sono i canali social media su YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Per voi che state guardando questo video in replica, non lasciate il canale perché la programmazione continua. Mentre invece per voi che state guardando questo video in diretta, vi prego la gentilezza. Io non lasciavo canale perché fra poco appena finisci il saluto poi facciamo un ride all'amico Wopparan e quindi ci facciamo un po' di compagnia. Ovviamente se non ne so qui vi invito a passare al canale. E allora voglio detto questo, thank you so much everyone. Allora ecco qui, allora grazie mille a tutti, thank you so much everyone, merci beaucoup a tous e stato buono, ciao a tutti!